Era circa così, 40 anni fa, il fante Calogero Lumia quando partì per la prima guerra mondiale. Oggi guarda con orgoglio il figlio Turi che parte per il servizio militare. Salvatore Lumia, distretto di Catanzaro. Angelina, la moglie di Franco, ha da dargli una lettera per il marito che già ha raggiunto il CAR. Don Vincenzino, la guardia municipale, non si è fermato per saluti. Come al solito, il suo motoscooter non cammina e fino al paese non si trova un meccanico. Ecco finalmente, dopo 700 chilometri di viaggio, Orvieto e il centro addestramento reclute, dove i coscritti impareranno a fare il soldato e magari, chi è semplice bracciante come Turi, un mestiere specializzato. La gola seccata dai canti, gli occhi storditi da tante novità, Turi va in braccio alla naia. La bustina non si porta schiacciata come una frittata. La stecca dovete tenerci dentro. Turi! Franco! Ecco la lettera di Angelina. Arrivato pochi giorni prima, Franco si sente già di casa e con un appetito che non ammette indugi. Un minuto per ricomporre questo mosaico. Turi non immaginava che la naia cominciasse con un esame per vedere a qual lavoro si è adatti. Franco deve leggere più lettere che può nei brevi attimi del loro passaggio. Bravissimo. Da borghese potrei diventare una macchina fotografica. Invece Turi non si dà al mosaico, ma non deve avvilirsi. Le sue tendenze verranno scoperte. Quelle di Franco stanno già rivelandosi. Sono per i lavori di esattezza. Ma anche Turi ha trovato la sua. L'esame dei riflessi per la guida è proprio ottimo. Curve, sterzate, deviazioni al millimetro. Sopra una scheda vengono segnati difetti e qualità di ogni soldato. È lo specchio di quanto potranno fare non soltanto sotto le armi, ma anche nella vita borghese. E molte cose utili potrà fare Turi, anche se ha risposto che Carlo Magno era un papa. Serve nella vita anche il cosiddetto percorso di guerra, che scioglie i muscoli, che rende agili certi ragazzi induriti da un lavoro monotono e pesante. Coraggio Turi, buttati dal muro. Ci è voluta una spinta di Franco. Così nasce il famoso gavettino, scherzo principe di tutte le generazioni di coscritti. Dopo 3 mesi ogni coscritto conosce le armi. Non è più una burba, ma un soldato specializzato, pronto per il reggimento.
Curi e Franco devono separarsi. Si rivedranno al paese. Franco, con la sua inclinazione alla meccanica di precisione, va al centro trasmissioni di Roma. Sono stato destinato al 114° reggimento fanteria della divisione Mantova, a Gorizia, proprio al confine. Gli anziani mi assicurano che Gorizia è bella e che il reggimento dalle mostrine giallo-verdi è uno dei più in gamba. Fante Salvatore Lumia, classe 1933, secondo scaglione, in forza al secondo battaglione nona compagnia, qualificato idoneo alla specializzazione meccanica e al corso per conducente di cingoletta. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il salto del montone e la marcia a trottola. Ride anche la cameriera della casa di fronte, la bionda sognata da tutta la nona compagnia. Poi tutto va a posto. Turi impara a guidare da padre eterno e la bionda ride ma alza bandiera bianca. Lia è venuta all'appuntamento, è invece Turi che manca. Prima il dovere, siamo al confine, c'è il servizio di vedetta. I soldati in armi a questi reggimenti sono i custodi alla porta della grande casa di tutti e devono essere i più disciplinati, i migliori, i meglio addestrati. Dopo la guardia in frontiera, dopo i tiri, lo sport. Anche in loggione c'è chi fa tifo dimenticando il tappeto da battere. Punto! Vittoria! Bravo Turi! La perdoni, signore. Infine è meglio il tappeto che un vaso di fiori. La sera, in libera uscita, Turi e Lia hanno molte cose da raccontarsi. Vita della lontanissima Calabria con una casa fra gli ulivi qui sconosciuti. Storia del fello veneziano di Gorizia e della città che tante guerre ha visto e tanto ha sofferto. Romantica e gloriosa geografia di questi monti dai nomi famosi. Podgora, Oslavia, Sabotino, Monte Santo, Bainsizza, San Gabriele, San Marco. Lassù, l'ossario di Oslavia. E il servizio militare che avete compiuto presto vi apparirà utile, perché vi sentirete forniti di esperienze, di cognizioni, di capacità che vi serviranno anche nella vita civile. Finita la naia per Turi Lumia, torna a casa, ma un poco di malinconia gli resta. Addio Polentona, il tuo terrone non lo vedrai mai più, moglie e buoi dei paesi tuoi.
Un anno dopo, l'antico proverbio ha dichiarato fallimento. Proprio con la testimonianza di Don Vincenzino, la guardia che ha ancora il motoscooter che cammina a strappi. C'è un meccanico ora fra la marina e il paese. Turi Lumia, che a tempo perso, con quanto ha imparato sotto le armi, ripara motori appena finito il lavoro di campagna. La maledetta Naya ha insegnato anche a lui e ai suoi che fra nord e sud la distanza è molto breve e che la vita militare serve pure da borghesi.